Ciao ragazzi, sono Yurik360, gamescollection.it, ormai lo sapete. Sono qui velocemente per farvi l'unboxing dell'edizione limitata di Halo 4. Questa qui è la strana confezione del gioco, sul retro i contenuti, soprattutto digitali. Questo strano box magnetico così rifinito. Adesso vi tolgo la cover di cartoncino e vediamo i contenuti. Allora, la scatola, come vi dicevo, è abbastanza originale, con questo bordo smussato, ha un'apertura magnetica, è molto carina. All'interno del boxettino i contenuti. Il gioco in bianco, molto bello, molto, molto raffinato, devo dire la verità. Non so se potete vedere anche i riflessi sulla cover. I due dischi di gioco, molto easy, disco 1 e disco 2. Poi abbiamo questo che è Gabriel Thorne, un poster della, se non sbaglio, dell'armatura Spartan, richiesta Mjolnir nella seconda generazione. Viene spiegato, insomma, quali sono tutti i tipi di armamentario che fanno parte dell'armatura. Poi abbiamo queste buffe bustine, di cui questa non si può assolutamente aprire, cioè bisogna proprio rompere, immagino con tag briefing o cartoline, roba del genere. Questa invece, in rosso, eccola qua, se la apro, se riusciamo a togliere senza fare i danni. Ok. Contiene alcuni codici per i vari contenuti aggiuntivi, 14 giorni di prova del live e informazioni assolutamente inutili. Questo è Forward Unto Dawn, c'è tutto il codice d'accesso per scaricare tutto l'episodio, molto, molto interessante. E infine abbiamo questo sorta di block notice, che contiene tutta una serie di informazioni, è tutto da leggere, formato, diciamo, briefing personale, con tanto di report, giochi di guerra, riepilogo sessione, tutto come se fosse, ecco, con tanto di letterina firmata a Thorn. Sto ancora cercando, ma ho trovato questo in rete. Si è messo i motori in questo affare, allora questa lettera è per lei. Dico bene? Ecco, sicuramente i fan capiranno di cosa si tratta, perché io onestamente non lo so, è una comunicazione riservata che vi lascio leggere. I contenuti dell'edizione limitata sono tutti qua. Adesso dovremo avere anche un altro unboxing della Legendary Edition, fra poco online. E buon gioco a tutti su Halo 4 e su gamescollection.it. Ciao!